Una donna su tre è vittima di abusi. Quella donna potresti essere tu, io, tua sorella, tua figlia. Non possiamo stare in silenzio. Le donne danno la vita, che nessuno gliela tolga. Diciamo no a questo mondo, a questa società, che insegna le donne a difendersi da uno stupro, mentre dovrebbe insegnare a un uomo a non stuprare una donna. Avevo paura che mi si leggesse in faccia, e allora me lo sono tatuato. Tutto questo senso di inadeguatezza, che però adesso mi fa dire col cavolo, la sbagliata non sono io. Ha ragione la Letizetto. Noi donne, quando ci innamoriamo, ci rimbambiamo, non capiamo un tubo. Ma l'amore, con la violenza, non c'entra niente. L'amore, con i pugni, c'entra come la libertà con la prigione. Questo è ciò che di quei momenti è rimasto. Donne distrutte e piene di dolore, sopravvissute alla tortura, paralizzate per diversi anni. Gli schiaffi sono schiaffi, scambiarli per amore può fare molto male. E come Marilyn diceva, c'è un momento in cui bisogna decidere, o sei la principessa che vuole essere salvata, o sei la guerriera che si salva da sola. Io ho scelto, sono una guerriera. Passiamo ore a curare il nostro aspetto, i gesti, i modi, ore a cercare di piacere. Voi uomini avete creato l'immagine della donna, e ancora gliene fate una colpa, perché è troppo bella, troppo sexy. Non avete capito che tanto sforzo è per essere guardato dentro e non fuori. Non tarpare le ali alle donne, togliendo loro cultura, libertà di espressione, progetti. Loro sanno volare alte, sopra le piccolezze di chi non accetta di guardarle dal basso. La donna non può e non deve ritrovarsi ingabbiata in uno stile di vita e in situazioni che ne limitino azione e pensiero, perché giudicate da una cultura fatta di stereotipi e non di aspirazioni, attitudini e libertà. Questo messaggio è per noi che meritiamo di trovare un uomo che sappia rubarci l'anima e non distruggercela, che meritiamo di trovare un uomo che sappia conquistarci con la forza del cuore e non delle mani. È tempo di tagliare i fili della violenza, è tempo del rispetto, è tempo che noi, prima di tutti, riconosciamo in noi stessi una meravigliosa bell'anima.